Ci vorranno tempo e costanza per trovare soluzioni per tutelare lavoratori e aziende rimasti coinvolti nel fallimento della Edimo Società per Azioni. Terza edizione del Sorridendo Film Festival, con tante eccellenze del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione, tra poco nella 32esima puntata della rubrica La Voce dello Spettacolo. E buonasera alla pagina sindacale in apertura, lo avete sentito dai titoli, ci vorranno tempo e costanza per trovare soluzioni per tutelare lavoratori e aziende rimasti coinvolti nel fallimento della Edimo Società per Azioni. E quanto emerso dalla riunione convocata dal vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli con la proprietà, i sindacati e tutti i soggetti interessati dal fallimento dell'azienda edile di Poggio Picenze. Numeri alla mano, la procedura concorsuale della Edimo Società per Azioni interessa infatti 290 lavoratori direttamente assunti nelle aziende del gruppo, ma il numero, chiarisce subito Giovanni Lolli, è destinato a crescere notevolmente se si guarda all'indotto e a tutte quelle piccole aziende che avevano rapporti con la Edimo. Dei circa 300 lavoratori coinvolti, una cifra intorno ai 150 potrebbe essere ricollocata nel giro di qualche mese, ma si tratta di una stima fatta dalla proprietà verso la quale i sindacati sono mostrati molto perplessi. E veniamo ad Atri, continua l'incessante le promozioni culturali della città ducale e ancora una volta al centro della città la Filante Fioranelli. Il comune nei giorni scorsi ha infatti deciso di percorrere la strada del riconoscimento a museo di archeologia industriale del sito dell'antica Filanda di Atri. L'assessore alla cultura Domenico Felicione, a seguito del successo di pubblico riscontrato durante le giornate del FAI nel mese di marzo, ha pensato infatti di invitare gli eredi della famiglia Fioranelli, che oggigiorno risiedono in diverse città italiane, per una giornata all'insegna del riconoscimento del sito, che avverrà attraverso il taglio del nastro in presenza degli eredi e la posizione di una targa per l'identificazione dello stesso. È il momento della rubrica La Voce dello Spettacolo. Vi raccontiamo in questa 32esima puntata una serata di gala presso il Teatro 10 di Cinecittà con tante eccellenze del mondo del cinema, dello spettacolo e della televisione. Tutto questo grazie alla terza edizione del Sorridendo Film Festival, il cinema che fa la differenza. Vediamo. Sorridere sempre, ostinatamente, l'ottimismo serve, è quella spinta in più. Se un volto si accende, è un fatto importante, il mondo si arrende se sorridi tu. Abbasso. Amici della Voce dello Spettacolo, si rinnova nella magica cornice del Teatro 10 di Cinecittà l'appuntamento con la terza edizione del Sorridendo Film Festival, il cinema che fa la differenza. Numerose le eccellenze del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, del teatro che partecipano a questa bella iniziativa e contribuiscono a sostenere le tante iniziative che la Sorridendo Onlus porta avanti ormai da tanti anni. Eh sì, è bello per una sera unire cinema e beneficenza in una location straordinaria, con ospiti d'eccezione. Questo è il Sorridendo Film Festival, una manifestazione che anche quest'anno ha riscosso un enorme successo di partecipazione e di sostegno solidale. Una vera e propria serata di gala che ha visto premiati i migliori cortometraggi e lungometraggi, ma numerosi premi speciali sono stati consegnati anche a personalità del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, scelti tra coloro che più si sono distinti per il loro impegno nella solidarietà. La kermesse è stata ideata e realizzata dalla Sorridendo Onlus, associazione che si occupa di aiutare bambini in difficoltà. L'anima e il cuore di questo grande evento ogni anno è lei, sì, la presidente Mary Calvi. Siamo alla terza edizione del Sorridendo Film Festival, il cinema che fa la differenza, un appuntamento immancabile ogni anno. Un appuntamento immancabile, sì, ogni anno facciamo in modo che alla diversità sia valorizzata, ogni anno cerchiamo di far comprendere che bisogna essere più buoni, non solo a Natale ma anche ad aprile, al Sorridendo Film Festival.
Sì, assolutamente. Il Sorridendo è un evento che cresce ogni anno. Ormai siamo legati a Cinecittà Studios, non c'è location migliore per raccontare la diversità attraverso il cinema. E quest'anno ci dedichiamo ad una causa molto importante, a cui io ci tengo moltissimo, perché è legata ad un grande uomo, un uomo che stimo, che è il colonnello Ultimo. Ci occupiamo della casa famiglia che ospita 9 bambini dai 7 ai 17 anni. Questa sera c'è qui qualche abitante di questa casa e a loro acquistiamo beni primari, perché Sorridendo Onlus si occupa principalmente di acquistare beni che permettano inserimento sociale e permettano ai bambini di non sentirsi esclusi. Al timone della serata Claudio Lippi, che con la sua verve ha saputo regalare momenti esilaranti. È bello ritrovare tanta gente di spettacolo per una giusta causa. È sempre bello avere giuste cause. In questo paese in cui si stanno accumulando, purtroppo, salviamo almeno quelle che aiutano ad avere ancora un po' di speranza. Sorridendo è, fra l'altro, l'espressione migliore per avere ancora la speranza e il sogno, quindi non potevo mancare. Ho fatto la prima edizione, purtroppo non sono riuscito a fare la seconda, vado a dispari, io spero di arrivare alla quinta. Prima si parlava di persone speciali, una persona speciale è qui ed è proprio l'ideatrice di tutta questa bella manifestazione ed è Mary Calvi. Sì, e purtroppo, devo dire purtroppo, anche se sarebbe da dire per fortuna, esistono queste persone speciali che dovrebbero avere forse anche più spazio. Certamente fanno una lotta contro l'indifferenza che sappiamo, soprattutto di barriere architettoniche, nei confronti di un mondo disabile che non vuole più sentirsi disabile. I disabili, se mi concedete, siamo noi che avremmo tutte le fortune che non hanno e ci insegnano invece ad apprezzare cose che noi forse non siamo ancora in grado di apprezzare. Insieme a lui si sono avvicendati sul palco molti personaggi televisivi e non, tra cui Massimo Boldi, Anna Falchi, Giulio Golia, Barbara De Rossi. Tra i vari premi speciali assegnati c'è stato il sorriso d'oro alla carriera a Francesco Nuti. L'attore è intervenuto sul palco visibilmente commosso, accolto da una standing ovation e da un lungo applauso. Cinema e solidarietà, un binomio vincente. Beh, direi assolutamente sì, penso che sia importantissima la solidarietà e per quanto mi riguarda il cinema è una grande passione, quindi è bello che una cosa aiuti l'altra, che non bisogna dimenticarsi di chi magari è meno fortunato di noi e quindi insomma è un bel gesto che secondo me è importante e il cinema è molto visto, quindi la gente può vedere, vedendo il cinema magari si ricorda anche che ci vuole un po' di solidarietà. Un'associazione che porta avanti tanti progetti in campo sociale. Assolutamente sì, conosco bene Mary Calvi e tutto il suo entourage, sono delle persone serissime ed è molto bello come riescono a portare proprio con il sorriso, perché la solidarietà non deve essere fatta, cioè ci sono tanti modi per farla e loro secondo me la fanno nel modo migliore. È importante perché comunque bisogna sempre rendersi conto, non ci pensiamo mai, no? Che uno dà per scontato che la salute sia una cosa da avere di scontato, invece non, nulla è scontato, bisognerebbe svegliarsi la mattina tutti i giorni e ringraziare qualcuno di stare bene, quindi dedicare il proprio tempo a chi magari insomma ha delle difficoltà è sempre una causa nobile. Il nostro lavoro ha senso proprio per questo motivo, insomma noi cerchiamo di fare delle cose che abbiano un riscontro con la società e il nostro lavoro ha valore proprio perché noi ci dedichiamo a raccontare storie e a dedicarci anche a chi ha dei problemi, soprattutto insomma. È bello esserci anche perché sorridere è alla base della risoluzione dei problemi, può aiutare sempre tanto e affrontare certe tematiche così è interessante da vedere. Mi hanno detto che i corti sono molto belli e quindi sono felice di essere qua. Io poi mi occupo di sociale da molto tempo, adesso sta per andare in onda Amore Criminale, mi occupo di altro argomento, però il sociale è sempre molto importante. Io conosco Mary, la conosco da moltissimi anni ed è una persona veramente molto in gamba, estremamente sensibile, quindi sono stata invitata da Mary e sono qua. Corrado Tedeschi, insieme a tanti ospiti questa sera qui a Cinecittà, allo Studio 10, una manifestazione molto bella perché quando c'è il cuore della solidarietà non si può mancare. Sì, e se si ha la fortuna di essere in qualche modo popolare e questo può servire, io credo che è nostro dovere esserci, per cui noi ci siamo, chi è venuto ha vinto
e speriamo che possa servire. Io sogno sempre un paese, uno Stato che non abbia bisogno della beneficenza, vuol dire che tutto funzionerebbe. Non è così, e allora ci pensiamo noi. E non stancarsi mai, soprattutto di promuovere iniziative in campo sociale? No, assolutamente. Ripeto, purtroppo ci sono delle falle nel nostro Stato che non pensa nel modo giusto, per cui tocca a noi, e se possiamo farlo, tutto quello che possiamo fare per quanto riguarda me per esempio e i colleghi che sono qui, noi lo facciamo, è il minimo. Massimo Boldi, lo ritroviamo qui al Teatro 10 di Cinecittà per la terza edizione del Sorridendo Festival. Bene, allora anche quest'anno mi trovate così come l'anno scorso, sperando che la serata sicuramente sarà una serata di grande gioia, è un grande avvenimento, e in questo momento sta giocando il Milan, viva il Milan! In mezzo a tanta gente questa sera c'è anche Giulio Golia, inviato delle Iene, non si poteva mancare a questa bella serata che porta il Sorridendo Film Festival alla sua terza edizione. Eh sì, mi hanno chiamato, sono presente in una cosa così bella, speriamo di dare il nostro contributo. Prima si parlava di persone speciali, e una persona speciale è proprio l'ideatrice, Mary Calvi. Sì, è la prima che è riuscita a venire giù da Milano in bicicletta, dico. È speciale, io l'ho conosciuta tanti anni fa, è anche una brava giornalista. Portare avanti tante iniziative in un mondo dove purtroppo sorridere diventa sempre più difficile. Diventa difficile se ci pensi troppo, però è meglio ogni tanto sorridere, perché sennò diviene la, come si dice a Napoli, la apocondria. In questa bellissima, in questo bellissimo posto, tra l'altro, che per me è la prima volta, perché le altre volte sono stata all'auditorium e sono molto emozionata, io quando Mary mi chiama ci sono, assolutamente. Il cuore della solidarietà non smette mai di battere. Ma guarda, questo per quanto mi riguarda indubbiamente, infatti io sono anche testimonial di un'associazione umanitaria, la Global Humanitaria, che si occupa di sostenere i bambini a distanza e bambini vittime di violenze. Credo che noi dello spettacolo si debba fare qualcosa ogni giorno, nel nostro grande possiamo portare un nostro piccolo contributo e aiutare e sostenere le cause buone. È bello esserci, quindi. Assolutamente sì, certo, infatti siamo qua. Per i prossimi progetti invece cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, guarda, intanto stiamo andando avanti con Colorado e con Striscia la Notizia, nonostante la par condicio noi non molliamo, e poi c'è in ballo un altro progettone, però non posso ancora top parlarne, secret. Sì, incrociamo le dita e veramente non posso parlarne, però insomma se dovesse essere si saprà a breve, quindi speriamo. Infatti siamo qua, meglio tardi che mai. E sono molto felice per essere qua, per sostenere questo meraviglioso festival che sta crescendo di anno in anno. Tutti quanti aderiamo con piacere, perché è fatto da persone serie, e poi di artisti, perché comunque premiamo gli artisti che raccontano un mondo speciale, non diverso. Persona speciale, Mary Calvi, che è l'ideatrice. Sì, assolutamente, Mary è un'amica. Numerosi poi i premi anche per i cortometraggi andati a professionisti, ma anche a giovani esordienti. E proprio l'importanza dei giovani come risorsa per il futuro, in particolare per il futuro del cinema italiano, è stata ricordata dal carismatico intervento dell'attrice Fioretta Mari, che quest'anno capitanava la giuria di studenti di cinema incaricata di visionare i lavori e premiare i vincitori. Questo è molto importante, io sono felice di essere tornata in questo posto magico, dove avvengono cose magiche, dove le persone che non hanno sensibilità, spirito, insomma l'arte in genere, non stanno bene. Per cui per stare qua dentro bisogna essere degni di stare qua dentro, io credo. Abbiamo passato 3 giorni incredibili, in mezzo a ragazzi pieni di buona volontà, con la voglia di fare, con la voglia di far vedere quello che sanno fare. Io sto cercando di valorizzare i più possibili i talenti, faccio anche concorsi, perché stando in America si scoprono tante cose. In America c'è la meritocrazia, sta succedendo anche in Italia. Noi in questi giorni abbiamo visto dei film straordinari, dei corti meravigliosi, dei lungometraggi splendidi. Ecco, il nostro cinema è in pieno fermento. E vogliamo che anche i nostri giovani siano convinti di appartenere
a una terra meravigliosa, perché nel mondo noi siamo famosi per l'arte, e allora viva l'arte italiana, e pensiamo di essere felici e fortunati di appartenere a questa terra meravigliosa che è l'Italia. Loro, i cosiddetti VIP, ci aiutano, ci sostengono, portano avanti il nostro messaggio solidale. Questa sera vedremo tantissimi esponenti della nostra famiglia, della famiglia Sorridendo, i nostri ambasciatori del sorriso. Tanti altri non sono potuti esserci, ma ci sono con il cuore, e tanti mi hanno mandato dei messaggi, con messaggi che mi hanno dato tanta grinta. E questa sera sì, aspetto un ospite di eccezione, perché aspetto Francesco Nuti. Si chiude con tante emozioni anche quest'anno la terza edizione del Sorridendo Film Festival, una serata all'insegna del sorriso, un sorriso davvero speciale da regalare a chi è in difficoltà attraverso la beneficenza e il cinema. Questo poi del resto è l'unico evento capace di regalare e restituire quell'atmosfera da notte degli Oscar, in una location davvero suggestiva come il Teatro 10 di Cinecittà, dove il cuore della solidarietà ogni anno batte sempre più forte. Un saluto agli amici della Voce dello Spettacolo, ciao Cipollini, mi raccomando, siasteci. E con le emozioni del cinema e della solidarietà ci salutiamo, grazie per averci seguito, buona serata.